Questo film narra le vicende di un uomo d'affari, Richard Mason, che decide di cambiare vita. Probabilmente stanco delle sue abitudini, decide infatti di andare a fare l'insegnante. E non in una scuola a casa, in una scuola nel Bronx del Sud. Comunque, nonostante tutti i problemi che può avere una scuola del genere in una zona malfamata come quella, Richard riesce, grazie agli scacchi, non solo a far capire ai ragazzi come si fa a giocare, ma anche a insegnargli a vivere la vita. In questa scena Richard affronta il suo amico Ernie all'interno del negozio di scacchi in cui lavora. Vediamo quindi cosa succede. Figured out yet? Hey, give me a second, would you? Jeez. Yeah. D3 taking C4. H3 to H2. Hey, Rich, do me a favor. Could you at least pretend to look at the board when we play? Hey, these are new. Bishop H7, D3. Pawn to H1. Give me my queen back. You know, believe it or not, I'm going to miss these little morning humiliations. Yeah, well, now that I'm a teacher, I get out at 3. I can always humiliate you in the afternoon. Yeah, speaking of which, what did your wife say about the new gig? She thinks I'm having a midlife crisis. What do you think? I don't know. Maybe I am. South Bronx, huh? What? What? Well, it's not exactly your neck of the woods now, is it? Yeah, okay, we'll finish the game. King, C5 to B4. Queen to C1. Rest are forced moves. You move there, I move here. Checkmate. La partita mostrata in questo clip si apre in questa posizione con mossa al bianco. Il giocatore bianco è Arnie, il proprietario del negozio di scacchi. E qui il bianco ha proprio l'opportunità di tornare in parità di materiale. Siamo ovviamente in un finale di partita dove sono rimasti soltanto due alfieri, uno per parte, e pochi pedoni. Qui il bianco torna in parità di materiale catturando il pedone in C4. E questo quindi si configura proprio come un finale dove gli alfieri sono di colore opposto. E questi finali qui sono estremamente patti. È molto difficile riuscire a vincere un finale di questo tipo, proprio perché gli alfieri controllano completamente il proprio colore di casa, l'altro alfiere non può interferire in nessun modo, e quindi ognuno domina il proprio colore e nessuno dei due giocatori può fare progressi di solito. Qui tuttavia però il bianco fa un errore, perché dopo che il nero ha spinto il pedone in H2 avrebbe dovuto ovviamente impedire la promozione. L'unica mossa che lo permette è alfiere E4. Ovviamente si va a controllare la casa H1 di promozione. Qui invece in partita ha giocato alfiere D3, che lascia la possibilità al nero di promuovere, e poi la partita ovviamente è facile. Prosegue con re b4, qui la donna entra in una posizione di maggiore attacco, e anche se dice che c'è lo scacco matto nel clip non è proprio così chiaro, ci sono ancora parecchie mosse prima che il nero possa vincere. Comunque la vittoria ovviamente è assicurata. Per riuscire a ottenere la patta, quindi qui il bianco doveva giocare intanto alfiere E4, in modo da bloccare la promozione, e poi semplicemente bastava mantenere l'alfiere su questa diagonale, nessuno avrebbe potuto riuscire a far promuovere questo pedone. Anche se il re nero fosse riuscito a giungere in G1, semplicemente il bianco poteva sacrificare il proprio alfiere sull'eventuale promozione di donna, e il nero sarebbe rimasto con re alfiere che non possono dare scacco matto, quindi in ogni caso partita fatta.